Adesso parliamo di fruttarismo. Fruttarismo si inquadra in una sorta di alimentazione che vale la pena provare. Vedete questa slide? Parte con la salute che mangiamo. Indubbiamente noi siamo ciò che mangiamo. Non c'è dubbio su questo. Gran parte delle patologie che subiamo, che non riusciamo a combattere, non riusciamo a eliminare, vengono dal fatto che noi abbiamo dimenticato, ma non noi direttamente perché lo sapevamo prima e poi nel corso degli anni lo abbiamo dimenticato. Noi come genia, come specie, abbiamo dimenticato ciò che erano i presupposti di contatto e di armonia con la natura. Per così dire, 2000 anni fa, le persone che abitavano questo pianeta avevano un contatto diretto con la natura, riuscivano a distinguere con l'olfatto, anche con la vista, ciò che serviva per la propria alimentazione. Noi parliamo di alimentazione e parliamo di alimentazione che non ha niente a che vedere con la alimentazione, come si suol dire, onnariana, onnivora, mangio di tutto. Ogni tanto dici cosa mangi? Ma io mangio un po' di tutto, mangio poco, ma mangio un po' di tutto. Non si può dire nulla. Anche quel poco può essere benefico, anche quel poco può intossicarvi, può farvi ammalare, può creare delle patologie negli anni. Soprattutto quando si va in corso a una decadenza naturale, fisica, per cui bisognerebbe stare ancora più attenti all'alimentazione. Perché? Perché ci hanno sempre insegnato che il latte, per esempio, è una cosa fondamentale. Calcificazione delle ossa, che serve a crescere, che dà l'apporto proteico opportuno, che nel corso degli anni bisogna sempre comunque alimentarsi con alimenti di origine animale o derivati, perché ci sono anche le cosiddette proteine nobili. Qualcuno mi spiegasse perché c'è questo grado di nobiltà nella proteina. Chi gliel'ha dato questo quarto di nobiltà? La proteina è proteina, viene sintetizzata dalla cellula. E non si chiede se viene da una fetta di carne putrescente oppure da una foglia. Non se lo chiede. Gli serve la proteina, la cellula metabolizza la proteina. Fine. L'apporto proteico, il bisogno di cui noi abbiamo bisogno dalla nostra nascita fino alla fine dei nostri giorni, è questo. Si parte dal primo e quinto giorno di vita con un apporto proteico di 3,2,70 per poi scendere in modo vertiginoso verso quasi annullarsi. Questo è l'apporto proteico del latte. Noi siamo l'unica specie in natura che beve il latte di altre specie. Altre specie, se bevono il latte delle altre specie, che non era loro, lo fanno solo per un discorso di necessità e per sopravvivenza. Altrimenti non si sognerebbero mai di attaccarsi alla mammella di un'altra specie animale per poter prendere il latte. Io se devo bere il latte, se mi ostino a bere il latte, devo attaccarmi alla mammella di una donna, di una della mia specie. Non posso bere il latte di un altro animale, perché l'apporto proteico, un sacco di tossine che sono dentro il latte possono farmi del male. Immaginate poi un'alimentazione protratta nel corso di tutta la nostra vita a base di alimenti che vengono da derivati animali. Noi facciamo scelte. Quindi, verosimilmente, ma questa è scienza, verosimilmente noi non dovremmo più bere latte. Il latte serve solo per lo svezzamento. La creatura viene svezzata con latte materno per un periodo, dopodiché non si dà più il latte. Non bisognerebbe più bere il latte. Questa è la realtà. E questo è quello che facciamo noi al nostro corpo fin da bambini. Siamo stati educati in un certo modo e anch'io per tanti anni ho mangiato proteine. Il bambino felice, guardate cosa è in mano, una mela. Il simbolo del fruttarismo è la mela. Perché? Perché anche nelle iconografie storiche c'è la ragione storica della mela stessa, che è unita all'uomo. E se vedete, la mela è solo rossa. Guglielmo Tell, Adamo ed Eva, Isaac Newton, cioè tutte le iconografie, le immagini, ma non solo perché si voleva in qualche modo, come dire, dare una cromaticità alla rappresentazione grafica, quando c'erano i quadri, non mettevano la mela gialla o verde che sia, perché tutte le mele vengono dalla mela rossa, tutte le altre varietà di mela sono una manipolazione dell'uomo. Quindi,
se dovete mangiare la mela, mangiate quella rossa, la Red Delicious piuttosto che la Stark. Sono le mele originali. La mela è un frutto atipico e andremo a vedere più avanti che tipo di frutto è. Vediamo le comparazioni fisiologiche rispetto al mondo animale. Guardate, una bocca di un carnivoro, di un onnivoro, cioè colui che mangia tutte le schifezze del mondo, qualsiasi cosa gli capiti, l'erbivoro, il frugivoro e l'umano. E l'umano. Frugivoro si intende una scimmia antropomorfa che mangia frutta, prevalentemente frutta. Guardate, l'apparato buccale. Cosa mangia il frugivoro? Lasciamo perdere cosa mangiano i carnivori, abbiamo già capito. Guardate le zanne di un carnivoro. Servono a che cosa? Strappare le carni. Provate voi a dare un morso anche a una lepre. Mi cadono i denti. Non potreste mai dilaniare, straziare una carne o cacciare addirittura, come fanno i carnivori. Perché non abbiamo neanche la vista opportuna. Io porto gli occhiali. E la corsa poi? Cioè, i carnivori, quando cacciano? Di notte. Hanno una vista sviluppatissima. Noi di notte, se non accendiamo la luce, non vediamo nulla. Quindi già questo dovrebbe farci immaginare che cosa è essere carnivoro e che cosa è un frugivoro, un umano. Guardate, cammina a quattro zampe, ha zampe con gli artigli, grandi zanne affilate, incisivi corti e appuntiti, molari affilati, strappa, inghiotte, saliva è acida, forte acido idrocloridrico, non necessita di fibre per stimolare la peristasi, metabolizza grandi quantità di colesterolo e vitamina A, ma la cosa più importante è che ha un colon cortissimo che gli serve per espellere subito tutto ciò che è male anche ad ora, la carne. Invece noi come siamo? Guardate, il frugivoro, cioè le scimmie antropomorfe che mangiano prevalente frutta, e l'umano, hanno le stesse caratteristiche, cibo, frutta, vegetale e noci. Lo stesso noi, cammina a quattro zampe ma può camminare anche in modo eretto. Ha i canini per la difesa, i canini grezzi e smussati sono i nostri, i molari piatti come i nostri, mastica il cibo, la saliva è alcalina allo stesso modo nostro e via discutendo. Praticamente noi siamo e proveniamo da scimmie antropomorfe che si sono evolute nel tempo, gli ominidi di 60.000 anni fa, gli ominidi di 60.000 anni fa mangiavano prevalentemente frutta, da cui discendiamo noi, che fossero Neanderthalensis, che fossero Sapiens, in che ordine, qualsiasi ordine, mangiavano prevalentemente frutta. Abbiamo la mano prensile che serve a prendere la frutta, l'apparato masticatorio e dei frugivori, mascellare, buccale, cioè abbiamo le stesse caratteristiche fisiche di un frugivoro, di chi mangia prevalentemente frutta. 60.000 anni fa mangiavano frutta. Poi l'ultima era glaciale, ha sconvolto il mondo, e per sopravvivere la specie umana ho dovuto imitare gli animali carnivori che cacciavano scavando nel ghiaccio, prendendo e ghermendo piccolo possum, topi e altri piccoli animali. Noi ci cibavamo di resti, perché non sapevamo cacciare. Abbiamo imparato a cacciare per sopravvivere, abbiamo imparato a mangiare le carni, prima mangiavamo la parte molle, ciò che lasciavano gli animali carnivori, noi lo mangiavamo per sopravvivere, poi abbiamo cominciato a cucinare la carne, capire che la carne se la lasci stare per una settimana imputridisce, si creerà un sacco di veleni, un sacco di tossine, però diventa morbida, che puoi mangiare. Poi quando la cuoci, basta, non ne siamo più venuti fuori. Non ne siamo più venuti fuori. Nessuno vi dice questo. Le prime cose che vi fanno vedere alle scuole elementari dell'origine dell'uomo, vi fanno vedere l'uomo carnivoro nei graffiti delle caverne che caccia. Sì, ma prima che faceva questo? Che cos'era? Ma non si sa, forse discendiamo dalle scimmie. Chi è d'accordo con Darwin? Chi non lo è? Chi dice che le nostre discendenze sono altre? Chi dice che sono stati messi gli esseri umani dagli alieni? Qualunque sia la ragione, noi scientificamente proveniamo da scimmie antropomorfe, ominidi, che erano praticamente simili già dall'apparato masticatorio, uguale a noi, con lo stesso apparato digerente. Gli animali carnivori hanno un intestino molto breve, 3-4 volte la lunghezza del tronco. Gli animali erbivori hanno un intestino molto lungo, circa 20-22 volte la lunghezza del tronco.
Gli animali frugivori, tra cui l'uomo e quasi tutto l'ordine dei primati, hanno un intestino di lunghezza intermedia, circa 10-12 volte la lunghezza del tronco. Questo fanno i carnivori, cacciano di notte, mangiano, ghermiscono, diraniano e mangiano le carni. Proviamo noi a fare la stessa cosa. Ma anche se fosse già sgozzata, che fosse già sbranata questa zebra, provate a dare un morso a strappare le carni. Non ci riuscireste mai, mai e poi mai. E allora se dobbiamo mangiare le carni, dobbiamo mangiare così, fare i carnivori. Bene, abbiamo imparato a cucinare la carne. Ancora peggio che la carne cotta, e te lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, te lo dicono tutti, la carne cotta è cancerogena. Punto. La carne trattata con sali minerali, anche se ci mettono potassio, se ci mettono tutte le schifezze per fare soprattutto gli insaccati, è altamente tossica. Al punto che qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha più potuto tacere. Ha dovuto dire che gli insaccati fanno venire il cancro, senza discussione. Immaginate l'indotto e l'industria degli insaccati, soprattutto quella italiana, con il pregio dei prosciutti, delle bresaole, cioè sconvolto. Cioè, no, qui si blocca un'economia, si blocca completamente l'economia italiana, che è fondata sui prodotti soprattutto agricoli e di trasformazione. Ma non ci siamo mai posti la ragione inversa. Cioè, che cosa si può fare per riconvertire questo status quo che è praticamente deleterio? Ci pensano in pochi, ci pensiamo noi, ve lo racconto io, qualcuno più sensibile. Ma a gran parte delle lobby che dominano questo mondo ti vogliono ammalato il più a lungo possibile, con tanti bei farmaci da dare. Certo, l'industria alimentare... perché se tu cambi poco... Se tu cambi poco, i farmaci e i grandi lobby farmaceutici che cambiano. No, tu devi campare a lungo, fino a 80, 90 anni. Però gli ultimi 40 anni te li fai a pasticche. Cioè, non è possibile. L'essere umano, finché campa, come facevano i nostri predecessori, i nostri progenitori, campavano delle piccole cose, non si ammalavano. Hanno trovato due ominidi 60.000 anni fa, un uomo e una donna, sono morti vecchiai a 80 anni, erano alti 1,35 m. Non avevano una carie, non avevano una carie in 80 anni, 60.000 anni fa, tutti gli anni, nelle parti dei ghiacciai. Carni lavorate cancerogene, da hot dog al prosciutto, e questa è una cosa che ormai dovreste sapere tutti. Lo dice l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Ma allora cosa dobbiamo mangiare? Frutta, quando uno si mangia frutta, cosa mangia? Frutta, ma io non è che posso mangiare sempre frutta dolce, mi viene il diabete. Ma il frutto è tutto ciò che viene donato da una pianta. Una pianta, e cosa c'è di più armonioso? Ti dona al massimo della maturazione un frutto, che se non lo cogli cade. E se cade, i semi sono pronti a rigenerare un'altra nuova vita, a dare una nuova vita. Quindi i frutti sono dati perché si possa mangiare. La mela, avete mai, vi siete mai chiesto perché la mela è altezza uomo? Perché viene presa proprio, è il frutto principale dell'uomo. È il frutto principale dell'uomo. Dalla mela si parte per poi mangiare tutto il resto. Quindi i semi, per la specie dei granivori, ci sono i mammiferi che mangiano. Ci sono i mammiferi che mangiano frutta, ci sono i mammiferi che mangiano anche altre cose, ci sono i granivori che mangiano i semi, o semivori che dir si vuole. Noi non dovremmo mangiare semi, e invece ci abbuffiamo di pasta, di pane, di derivati dalle farine, soprattutto raffinate, micidiali, cioè ci ammazzano proprio. E i semi servono perché? Perché la parte digerente del granivoro, cioè di chi mangia i grani, è completamente diversa dal nostro. Una gallina, guardate, faccio poi il commento di questa immagine. Che cos'è la parte digerente di un granivoro? Lo stomaco è ghiandolare, lo stomaco muscolare, ne ha due, ha
addirittura posseggono una sorta di martelletto che serve a rompere il seme. Ma infatti noi semi non li possiamo mangiare così la maggior parte, quindi dobbiamo. Struttura digerente dei granivori. E noi siamo granivori, ci mangiamo la pizza, il pane, la pasta. Vai avanti. E insieme a tutta una serie di schifezze, voglio dire commerciali, che veramente, soprattutto date ai bambini, perché i bambini possono cibarsi e diventare obesi e ammalati. Fin da bambini dobbiamo mangiare in modo anomalo, deleterio, dobbiamo ammalarci e dobbiamo stare ammalati per tutto il corso della nostra vita. Ma attenzione, grazie alle scoperte farmaceutiche, noi possiamo campare fino a 90 anni. Malati, ma campiamo fino a 90 anni. Cosa preferireste? Campare, che ne so, fino a 30 anni, 40 anni in modo più o meno sano? E poi fare gli ultimi 40 anni da malato cronico, oppure campare magari 70 anni, 60 anni, senza aver mai subito una malattia. Io personalmente, avendo cambiato l'alimentazione, non subisco più raffreddori, influenze, non so neanche cosa sia più, lo stesso Lorenzo, ma tutti quelli che hanno assunto un'alimentazione prevalentemente vegetale. Figuriamoci per il fruttarismo, che è ancora più consono alla nostra specie. I mammiferi e ruminanti, bovini, ovini, caprini e cervidi, hanno un sistema elaborato per digerire la cellulosa. Il loro stomaco è dotato di 4 camere dove sono presenti batteri in grado di demolire la cellulosa. Noi? No, sono perfetti. Il crescente bisogno di carne porta a una strage continua di milioni di capi ogni. Questa è una raffigurazione grafica che mi piace molto, la mela gliel'ho messa io però, però in realtà è un frutto. Maya, stiamo parlando di almeno 1500, 1600 anni fa, no? Nel pieno splendore della popolazione Maya, avevano come culto la frutta. Oltre a ammazzare per i sacrifici umani, mangiavano la frutta. Guai, la frutta era l'alimentazione principale. Non so chi deve essere raccontato, perché anche loro vengono da quella progenie di persone che hanno dovuto adattarsi nel tempo a mangiare carne perché dopo l'era glaciale non c'era più nulla. Però qualcuno gliel'avrà raccontato, oppure la loro saggezza o la capacità che hanno avuto. Mangiavano soprattutto frutta. E quando facevano i sacrifici era ben adornato. Non so se siete mai stati in Messico. Messico è la zona dello Yucatan, dove ci sono questi cenote, che sono praticamente degli invasi, che praticamente ti fanno vedere i fiumi sotterranei che passano nella zona Florida del nord dello Yucatan. E questi sono dei specchi d'acqua dove si facevano anche i sacrifici, ma non necessariamente i sacrifici umani. Si omaggiavano le divinità, ma soprattutto si portava frutta. Frutta, tanta, tanta, tanta frutta. Andiamo. Il frutto è esattamente una struttura nutrizionale. Il seme al centro, tutto ciò che è attorno al seme è nutrimento per il frugivore. La mela, ancora di più. La mela, il frutto stesso della mela è il bacello che contiene il seme. Tutto quello che è sopra la mela, che noi mangiamo compreso la buccia, è una bomba di meraviglia vitaminica, nutrizionale, equilibrata, che serve proprio per l'essere umano. Il consiglio che do io, non solo come cuoco esperto, ma anche come, diciamo, un minimo nutrizionista e sensibile all'alimentazione, è che qualsiasi alimentazione voi facciate, cominciate con una mela. Salve, salve. Ancora. Cominciate con una mela. La mela serve anche a stabilizzare l'apparato digerente. Quindi anche ad ovviare certi inconvenienti quando noi ingurgitiamo delle cose che non sono poi così, così equilibrate, così, così sane. Vai avanti. La superficie mondiale coltivata è superiore a 1,6 miliardi di ettari. Il 70% delle risorse idriche del pianeta disponibili servono per la produzione di cereali, ma servissero soprattutto a noi, già avrebbe un senso. In larga parte monocolture per foraggio animale.
mais, soia. Poi le macchie sono vivo. Capito? Sì. Devastiamo le foreste. Subito dopo il mio intervento sul fruttarismo, vi faremo vedere il film di Francesco De Augustinis in prima regionale, perché in Lombardia non è stato trasmesso. È un film che ha fatto qualche mese fa ed è una aperta denuncia alla connessione del nostro Made in Italy con la devastazione delle foreste amazzoniche. Quindi è veramente godibile, vi fa capire come noi non siamo avulsi dalla devastazione in Brasile. Ed è un elemento di denuncia molto forte. Io ho accettato, ci siamo sentiti con Francesco, lui ha accettato di buon grado venire qui, infatti parteciperà alla proiezione del film, e poi si porrà in estere per rispondere anche alle domande che vorrete fare. Dopodiché il proseguo sarà la cena, e poi se avrete voglia si balla gli anni 70-80, come nella norma il venerdì e sabato, sabato. Quindi la connessione tra il fruttarismo, tra l'alimentazione sostenibile e ciò che andremo a vedere dopo è stretta, strettissima. Noi non siamo lontani dal Brasile, noi siamo tra l'altro tra i primi a contribuire alla devastazione dell'Amazzonia. Nessuno lo sapeva, nessuno lo sapeva. Che cosa? Lo scoprirete col legno, con le carni, con le penne. Provate a immaginare il nostro Made in Italy e provate a immaginare che cosa è fatto il Made in Italy. Vabbè, non voglio anticipare nulla. Un ettaro di terra coltivata a frutta ne produce mediamente 5 tonnellate in un anno. Ma vi siete mai chiesti, ma perché non si piantano alberi di frutta? Ma perché? Magari dobbiamo rimboschire una zona. Va bene, che belli, pini, larici, abeti. Ma perché? Perché o meno di quello che costa andare a raccogliere. E questo che cos'è? È un fatto di cultura. Se noi riuscessimo a capire il rapporto esatto che c'è tra la natura che ci dona qualcosa e noi che dobbiamo raccogliere fin da bambini, non avremo questo gap, non avremo questo problema. Non esisterebbe questo problema. È vero, non c'è nessuno che va a raccogliere, si perderebbe. Ma è una scusa bella e buona. Noi possiamo riconvertire il nostro modo di vedere, cominciando da adesso. Oggi è un Friday for the Future, perché c'è la Gretina e il Gretino. Quelli lì, i ragazzi, ma per carità, ma con tutta la gioia, io che ci siano nuove generazioni che stimolano e pungolano noi che abbiamo devastato il mondo, perché noi gli stiamo dando e gli stiamo consegnando un mondo devastato. Giustamente, dice Greta, che cazzo vado a scuola a fare se poi non c'è futuro? Che cosa mi faccio? Una testa così divento un genio se poi non ho sbocco occupazionale, devo emigrare per andarmi a cercare un posto dignitoso per il corso di studi che ho fatto. Sono tutta una serie di cose che non vanno. Ma questo parte da che cosa? Dalla nostra cattiva educazione. E da tutti i presupposti che vi ho detto negativi, che vi ho detto prima, che fanno parte di questo cul-de-sac da cui non riusciamo a uscire. Cioè, l'alimentazione su tutto. Se noi cambiassimo l'alimentazione, a cascata cambieremmo il mondo. E vi ho dato anche i motivi per riflettere su questo. Ve l'ho detto. Cambiando alimentazione, non induciamo a ammazzare gli animali, non devastiamo il pianeta, non facciamo monocoltura, non ci ammaliamo, non agevoliamo le lobby farmaceutiche che ci vogliono ammalati fino a 90 anni, non induciamo un'economia di scala che praticamente ci ha schiavizzati senza essere padroni sovrani di nulla. Sono tutte queste belle cose che ci vengono. Non è che cascano dal cielo, sono le nostre cattive abitudini. In funzione delle nostre cattive abitudini, noi abbiamo devastato il nostro pianeta. E continuiamo a devastare. Ecco perché non si coltiva a frutto. Perché c'è una cattiva educazione. Perché noi non siamo educati al frutto. Il frutto ci piace mangiarlo grosso, rosso, poi lo mordi e non sa di nulla. Non sa di nulla. Perché è tutto pompato, tutto modificato. La mela in origine, quella rossa, ne abbiamo 20, 30, 40 specie solo in Italia. E chi è stato il popolo che ha trasformato in larga parte i frutti? Noi italiani, tutto abbiamo modificato. I nostri bravi biologi, sperimentatori, scienziati, hanno cambiato il mondo anche dell'alimentazione, soprattutto gli italiani.
soprattutto gli italiani. Noi siamo stati bravissimi a modificare geneticamente la frutta, le verdure, gli ortaggi, tutto. Poi abbiamo esportato il nostro sapere e poi è diventato un luogo comune che la mela debba essere verde, gialla, giallo-verde, giallo-rosa, insomma, e non rossa così come era in origine. Sapete l'arancia, gli agrumi, come erano? Erano delle piante ornamentali basse che servivano per ornamento e che servivano per deodorare l'ambiente. L'odore di zagara, di fiori d'arancio, così. Ma erano dei robettini così, mangiati. Però qualcuno ha pensato bene di pompare. Innesti, 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 sono diventate belle arance così, che certo non fanno bene, perché in origine non erano commestibili. Non le mangiava nessuno, non le mangiava manco gli animali. Nessuno, né gli uccelli, neanche i vermi, ne servono solo per deodorare. Noi le abbiamo resi in qualche modo commestibili. E allora io mi chiedo, visto che l'alimentazione frugivora, fruttivora o fruttariana, che dir si voglia, non si avvale in larga parte di fruttuacida, perché? Perché in realtà è sempre una modificazione, non che faccia particolarmente male la frutta acida. Certo, se la mangiamo perché abbiamo bisogno di un apporto di vitamina C, è una grande sciocchezza. Ti mangi un bel broccolo, ha 30 volte di più la vitamina C che un'arancia. Cioè, voglio dire, se ti vuoi mangiare la vitamina C, non è quello. Quello che ci hanno raccontato, di continuo. Tutte le bugie che continuano a raccontarci. Come il latte, che serve per le ossa. Cioè, invece è l'effetto contrario. Il latte decalcifica le ossa. Ti fa invecchiare, te le corrode, te le rompe. Osteoporosi a manetta. Andiamo avanti. 1 miliardo di ettari di frutteti, 90% delle aree adesso coltivate produrrebbero circa 5 miliardi di tonnellate di frutta ogni anno, che suddivisa sulla popolazione mondiale di circa 7 miliardi, sono più di 700 kg pro capite. Vai avanti. Sono circa 1,91 kg di frutta al giorno, 6 volte il fabbisogno giornaliero. Non abbiamo bisogno neanche di tanta frutta. L'essere umano con 300 grammi di frutta soddisfa il proprio fabbisogno giornaliero di circa 2750 calorie. Non è che bisogna abbuffarti di frutta, no. È bisogno di calorie, la frutta. Perché chi ha detto che la caloria non te la dà la frutta? Ma chi le dice queste sciocchezze? No? Secondo la FAO, il fabbisogno calorico medio giornaliero pro capite si girerebbe intorno alle 2400 calorie. Il mondo dei frutteti tornerebbe a essere un paradiso. Vedi, se non mi distruggi ti regalo ossigeno. È la farmacia che praticamente non avrebbe motivo di esistere, che vi ricordo viene dal greco farmacos, che significa veleno. Quindi venditori di veleni, i farmacisti, poverini, no, per loro, ma perché comunque è un'istituzione di questo tipo, è che 2400 anni fa Ippocrate, su cui i medici fondano la loro scienza, e fanno anche un giuramento, fanno un giuramento, diceva, ragazzi, non vi mangiate le schifezze che vi avvelenano e avveleniamo il mondo. Fa che l'alimentazione sia la cura per ogni male. Nessun farmaco serva mai a curare un malato. 2400 anni fa. Se chiedete a un medico quanto ne capisca di alimentazione, farfuglierà qualcosa. C'è qualche medico che può confutare, no, vabbè, casomai ci fosse, ma un medico scienziato lo sa, che non studia un solo giorno alimentazione, studia farmacologia, farmaci, come curare malattie, ma non studia alimentazione, a meno che poi nel proseguo dei propri studi non faccia alimentazione, per capirne un po' di più. Quindi ditemi un po', nella scienza medicale orientale, soprattutto quella cinese, il medico la prima cosa che studia è l'alimentazione. Un dottore cinese, qualsiasi dottore cinese, si sente un pirla, sconfitto, se il suo paziente dice ho questa patologia o quell'altra. Vuol dire che io non ti ho insegnato nulla. Vuol dire che non sono stato bravo a consigliarti cosa mangiare per non star male. Abbiamo fatto questo evento sulla sostenibilità, che compendia tre elementi fondamentali, perché non si può parlare di sostenibilità azzoppata come fanno gran parte delle persone che organizzano mega festival
e ti dicono sì, sosteniamo l'ambiente, sosteniamo l'economia, sosteniamo... No, gli animali no, io rimango. Scusa. Sono tre elementi che sono fondamentali per la sostenibilità. Alimentazione, ambiente, animali. Se tu non rispetti questi tre temi, la sostenibilità non esiste. E abbiamo portato in Sicilia un evento sconvolgente. In una città che vuole vocarsi alla sostenibilità, che è Enna, ci hanno aperto le porte. Abbiamo fatto un evento che ha preso tutta la città. Ci hanno dato, il comune ci ha dato stand, ci ha dato tutte le strutture, le scuole, teatro, ci ha dato il museo, l'università, qualsiasi cosa per proporre la sostenibilità. E io sono andato a creare questo evento. È stato un grande successo mediatico, ma soprattutto un grande successo. Chiaramente poveri ennesi, non è che avessero questa vocazione alla sostenibilità in un po' spaesato. Che sta succedendo? Che sono? Abbiamo portato un parterre di medici, scienziati, biologi, che non si sono mai visti tutti insieme in Italia, li ho portati in questa settimana tutta dentro. Chi veniva da Venezia, chi veniva da Roma, chi veniva da Palermo, chi veniva da Bologna, chi veniva da Firenze. Insomma, ho portato questa meraviglia per portare la verità. Sono tutti amici, per questo non ho faticato granché. Ringrazio anche Lorenzo ufficialmente, che si è fatto un mazzo mica da ridere per coordinare un po' il tutto. Però questo evento è stata una cosa incredibile, bellissima. Tanto che il comune ci ha chiesto, dobbiamo fare la seconda edizione. Bene, facciamo a fine giugno, però lo stress è stato enorme. Per dare un impatto maggiore l'ho creata in una settimana. Adesso se farò questo evento, questa seconda edizione, sarà concentrata in tre giorni, così come il Festival Fruttaniano che inizia adesso. E quindi il Festival della Sostenibilità, verosimilmente, si proporrà a fine giugno del 2020. Vai. Ecco, qui sono un po' di piatti fruttariani, che andrete a mangiare in questi giorni, che preparo dalla semplice frutta dolce alla pizza di platano, le fettucce di zucchine, eccetera, eccetera. Parmigiana, l'invitata, eccetera, eccetera. Sarà fruttariana, alcune cose che magari. Bene, io ho finito. Adesso.